አይ ጥሩ ነው እንጂ አይ ጥሩ ነው የሚሆነው ነው ያል የሚሆነው ነው Buon pomeriggio e buon 2023 a tutti, io sono Francesco Piperi e vi do il benvenuto anche in questo nuovo anno sulle frequenze radio e video di uh, RBE. Um, questa è la puntata numero 13 di almeno due pagine al giorno, torniamo a, um, insomma, a ragionare in questo appuntamento settimanale con i libri e le storie. Per perdersi e ritrovarsi, come ormai ci raccontiamo da circa tre mesi. Io voglio ringraziare anche um, questa nuova, uh, in questo nuovo inizio um, Matteo Crespo, che cura la parte tecnica, Michele Comba per la regia video e Alessio Lerda per la ricerca dei brani musicali. Sun, la sigla di almeno due pagine al giorno, è stata realizzata per noi da Adriano Viterbini. Queste sono le coordinate per ascoltare e per vedere RBE, in streaming sempre sul sito rbe.it, in radio fm 8780 provincia di Torino, 8760 in Val Germanasca. 88 Valchisone, 96-60 provincia di Cuneo, 91-50 provincia di Imperia, 101 10 in Valbormida e in tv sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti e nel formato digitale DAB+. In Piemonte, nelle province di Torino e Cuneo, in Liguria, nelle province di Savona e Genova. E buon pomeriggio a Laura Fusconi in collegamento con noi. Ciao Laura. Ciao Francesco. Grazie, Ciao. grazie dell'opportunità. Intanto sono io che ti ringrazio, ovviamente ti auguro un buon anno, un buon 2023, sono molto eh, contento di ehm, inaugurare il, il nuovo anno di almeno due pagine al giorno con te perché questo pomeriggio avremo modo di parlare di, di un libro che come ti dicevo poco fa anche fuori onda mi ha fatto eh, battere il cuore molto forte, diciamo anche ha avuto delle accelerazioni diciamo anche difficili a volte da controllare. Non sto esagerando perché in realtà io non sono eh, figlio degli anni 90 sono un po' più vecchio però insomma alcuni elementi diciamo della narrazione del tuo romanzo che eh, ho ritrovato anche nel romanzo precedente mi hanno come dire ehm, mi hanno fatto anche molto bene mi hanno anche fatto un po' soffrire in certi momenti della lettura ma credo che questo sia il compito della letteratura e tu insomma secondo me in questo romanzo come nel precedente insomma sei, sei riuscita ad assolvere a questo ruolo che è quello della letteratura intanto Prima di cominciare a eh, conversare con Laura Fusconi, voglio presentarla come faccio sempre all'inizio di ogni puntata ehm, eh, ai nostri eh, ascoltatori e eh, spettatori. Laura Fusconi è nata a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza nel 1990, vive e lavora come grafica a Piacenza. I suoi racconti sono stati pubblicati su Retabloid, su F, periodico di altre narratività, su Verde Rivista, ACAB, Orizzonte e Vitamine. Il suo primo romanzo. Volo di paglia è uscito nel 2018 per eh, Fazzi, mentre nel 2022 è uscito il suo secondo romanzo. E precisamente il 31 marzo del 2022 per Nottetempo, I giorni lunghissimi della nostra infanzia. Ed è questo il libro di cui parleremo eh, questo pomeriggio. Allora, Laura, innanzitutto insomma, ti ho già detto i, i motivi per cui questo libro. Mi è piaciuto moltissimo e uh, sono felice di parlarne con te. Um, partiamo, partiamo da qui, insomma, uh, partiamo dal fatto che um, anche in questa seconda tua uh, prova uh, letteraria ti confronti con, con, con l'infanzia, no? ed è un'infanzia che eh, tu insomma anche in, in molte interviste che ho letto insomma eh, preparando questa conversazione ehm, un'infanzia che tu insomma eh, cerchi di, di, di diciamo di, di ripulire di quell'aura no? di come dire di, 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 di bellezza di meraviglia continua no? perché tu in molte interviste e, lo, e tra le righe del tuo romanzo si legge moltissimo questo elemento, cioè l'infanzia è tutt'altro che una, una stagione diciamo, di assoluta spensieratezza, perché anche i bambini sperimentano il dolore, la rabbia, l'abbandono e, e, e così via. Eh, I punti di contatto di questi due romanzi sono proprio come dire, le, 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 le infanzie eh, e le giovinezze diciamo, che fanno i conti con la vita, con la vita di tutti i giorni. Partiamo da qui, insomma, perché ancora una volta un romanzo sull'infanzia, Laura? Eh, allora, eh, come dici, eh, già il primo romanzo affrontava il discorso dell'infanzia, non era uno dei temi principali, però ne parlavo. C'erano cioè, protagonisti bambini, eh, erano anni diversi, perché era eh, ambientato negli anni 40 e un po' anche negli anni 90. Quindi c'è anche questa eh, cosa che ricorre. Comunque lì eh, mi ero già resa conto che l'infanzia era un mondo che mi sarebbe piaciuto approfondire, cioè che eh, c'erano tantissime cose che avrei voluto indagare e eh, provare in qualche modo a scriverne. E infatti avevo, cioè, non avevo perso tempo perché mentre tra le revisioni del primo romanzo avevo iniziato a scrivere i giorni lunghissimi della nostra infanzia avevo già delineato i personaggi, avevo già cercato di farli parlare in qualche modo. E, e quindi mi ci sono tuffata. E questo appunto è proprio, ehm, ho cercato di aprire uno spiraglio in questo mondo complicatissimo, è molto difficile appunto eh, per noi adulti ripensare e cercare di rivivere le stesse emozioni che vivevamo da bambini. E quindi ho cercato di... Eh, la sfida, la sfida principale di questo libro è stata non togliere eh, la visione adulta, cioè eh, non eh, far passare l'adulto che scrive e racconta di bambini, ma appunto cercare di far parlare i bambini in prima persona, cercare di eh, mantenere quello sguardo lucido che hanno, quella, eh, quel modo di intendere la vita che hanno loro e ho cercato di prendere infanzie normalissime, non sono infanzie con dei traumi particolari, sono infanzie come può essere stata la mia, io sono nata negli anni 90, quindi eh, quegli anni lì diciamo che li conosco bene, però appunto come potrebbero essere anche quelli appunto dei miei coetanei, dei miei fratelli, delle mie sorelle e ho cercato in qualche modo di eh, indagarla durante i giorni normali non giorni particolari però sono alla fine il romanzo si parla di tre giornate no e in queste giornate però è come se ci fosse la vita tutta la vita di questi tre bambini e e quindi è stata una bella sfida, diciamo. Sono tre giornate lunghissime insomma, della nostra infanzia, sono le giornate di Susanna, di Anna Lia e di Matteo, insomma il punto di contatto di cui parlavo poco fa con Volo di Paglia sta nel fatto che anche in Volo di Paglia, nella prima parte quantomeno, no? abbiamo tre bambini in una narrazione che nella prima parte viene ambientata anche durante il periodo del fascismo, insomma siamo durante la, la, la seconda guerra mondiale. Ci sono Camillo, Franco e Lia, che vivono anche loro insomma, um, come dire, dinamiche eh, e batticuori diciamo molto intensi. Anche perché um, ho trovato, um, sono, sono contento di aver trovato dei, dei punti di contatto tra i due romanzi. Anche negli, di, in alcuni elementi ci sono degli occhi bellissimi che fanno battere il cuore, sia nel primo che nel secondo romanzo. Ci sono due preti ci sono le campane, ci sono i campi, ci sono le feste di paese. Eh, sono molto contento di aver letto e di leggere eh, diciamo, eh, i tuoi libri, eh, dove eh, è come tornare a casa, tra il primo e il secondo. Nel secondo c'è stato un ritorno a casa, perché ci sono degli elementi della narrazione che ritornano e, ed è, e questo almeno per me, che sono un lettore eh, prima di tutto, no? e forse anche solo un lettore, questo ritorno a casa dentro la scrittura di un'autrice, un come nel tuo caso, eh, credo sia confortante per un lettore. Per cui, insomma, eh, poi lo stesso territorio, anche un territorio che tu conosci molto bene perché vieni da quel territorio. Per cui parlavo di punti di contatto, perché, eh, come dire, eh, è bello questo ritorno della letteratura in luoghi che si sono anche già amati. Forse ho, ho anche un po' esagerato l'auto. No, no, affatto, anzi è una cosa bellissima questa che mi stai dicendo e sono davvero tanto contenta che l'hai notata anche perché eh, appunto i luoghi sono bene o male gli stessi, è comunque la provincia di Piacenza, ci sono luoghi citati che sono in entrambi i romanzi, tipo l'albergo del cervo, che nel primo romanzo è l'albergo ad Agazzano dove si riunivano i fascisti. E nel, nel secondo libro nel, negli anni 90 è eh, il ristorante dove va a lavorare la mamma di Matteo quindi questo ritorno è assolutamente vero e voluto cioè mi piace raccontare dei luoghi in cui sono cresciuta eh, e soprattutto raccontare di come questi luoghi influenzino le persone che ci vivono e vedere appunto dei bambini in provincia degli anni 90 in questi paesini in cui tutti conoscono tutti, in cui non puoi fare una cosa senza che gli altri non la sappiano già, è eh, una cosa di cui eh, sono convinta. Eh, che scriverò anche in futuro di queste cose, diciamo, diciamo così. Sì, sì, ma infatti ho letto anche da qualche parte in una delle interviste um, in queste settimane mentre preparavo la conversazione, che in realtà insomma, probabilmente no, non svelo niente perché tanto lo, ce, lo dice, ce lo restituisce la rete. Stai lavorando anche ad un nuovo romanzo che probabilmente viene ambientato ancora una volta in quei territori. Per cui, insomma, questo ritorno ulteriore ci piace, e noi già attendiamo, almeno io personalmente attendo già diciamo il tuo terzo romanzo. però per Tornare ai, ai giorni lunghissimi della nostra infanzia, voglio prendere una recensione eh, che è quella ehm, eh, uscita su Rumore di luglio-agosto del 2022. Sono anche molto, eh, mi fa molto piacere diciamo, leggere una recensione del tuo libro su una rivista così autorevole anche di musica, quale, quella di Rumore. Letizia Bognani scriveva che, insomma, per dire... E con, a conferma di quello che dicevamo poco fa, che eh, eh, l'infanzia non è una, una, una stagione, un'età consolatoria, diciamo, questo um, eh, come scrive Letizia Bognani, essere bambini fa quasi sempre schifo, qualcuno doveva dirlo, e, eh, eh, nel senso che eh, i, i protagonisti di questo romanzo non vivono delle, delle, delle esperienze solo ed esclusivamente eh, positive. e e poetiche, se vogliamo, no? perché Susanna ha a, diciamo, a una questione eh, complessa rispetto al rapporto eh, con il suo corpo. Annalia ha un, come dire, un, 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 invece un, una sofferenza legata ad una, ad una tragedia familiare. E, Matteo eh, vede sgretolarsi la sua famiglia. Insomma, le, le, le infanzie che tu racconti in questo romanzo, eh, dentro tre giornate eh, particolari, sono tre infanzie complesse molto complicate, sulle quali i tre bambini ci mettono la testa, il cuore, i sentimenti e anche i loro dolori, se vogliamo, Laura. Assolutamente, io volevo proprio andare contro il luogo comune che dice che l'infanzia è il momento della spensieratezza, certo. i bambini eh, non hanno pensieri, i bambini sono tutti felici, anzi appunto per me non c'è niente di più falso, nel senso che eh, sì, è l'età, ma anche della spensieratezza, non solo i bambini eh, in realtà vivono costantemente, quotidianamente delle esperienze di dolore che noi adulti in qualche modo abbiamo dimenticato. Eh, è difficile ricordarsi di tutte le delusioni che abbiamo vissuto da bambini, però erano delusioni grandissime, magari qualcuna ci torna in mente una qualche delusione, non so, a scuola o, o uno di quegli amori infantili, però erano delusioni che ci annientavano, ci devastavano completamente. E ehm, ho cercato in qualche modo di riprendere queste, queste sensazioni, di, che erano sensazioni eh, di una freschezza incredibile, eh, sensazioni. In cui non c'erano grigi, c'era proprio solo o bianco o nero, tutto era esagerato. E eh, ho cercato di ri riportarle sulla carta, di fermarle in qualche modo, per eh, sì, anche per eh, diciamo, aiutare gli adulti a ricordarsi com'era. Essere bambini. Come essere bambini, e insomma, e anche eh, focalizzare, tu lo fai benissimo, secondo me, nel tuo romanzo. Eh, mh, anche la spietatezza dei bambini. Perché insomma, in, anche in questo romanzo viene fuori questo elemento: insomma, quanto sono spietati? Io, tra l'altro, ho un figlio che ha l'età. Diciamo dei, dei, dei protagonisti di, de, de, dei giorni lunghissimi della nostra infanzia, diciamo dieci anni. E eh, voglio dire, quando eh, vanno al Museo di Storia Naturale di Milano, no? eh, quello è il luogo perfetto. Io l'ho visto anche con mio figlio: è il luogo perfetto per una classe, per sbeffeggiare, se vogliamo, no? eh, i bambini che come dire, hanno anche, qual, come nel caso di Susanna, che è sovrappeso no? e che ha una difficoltà a relazionarsi con, con questo. Eh, con, con questa dimensione del suo corpo I, ovviamente i suoi compagni non, non, non perdono occasione diciamo per sbesseggiarla rispetto a, 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 questa, a questa questione e, però eh, mi piace molto insomma molto spesso eh, molto quello che, che, che Susanna pensa a volte lei dice io vorrei avere le dita come quelle dei giganti e schiacciarli uno per uno farle diventare delle frittatine di pongo con i colori mischiati oppure penso alla testa dell'elefante che si stacca dal muro e trapassa con le zanne il petto di Camilla Migliorini. insomma sì. eh, Quando, eh, come posso dire, i bambini covano una vendetta, diciamo, quantomeno nel pensiero sono davvero spietati. No, Laura, e tu insomma, sì. li hai fatti anche eh, muovere in questo campo di spietatezza, se vogliamo. Sì. Questo anche perché i bambini, appunto quell'età lì in particolare, eh, vivono tutto per la prima volta e quindi esatto. spesso e volentieri non sanno neanche riconoscere le emozioni che provano, perché le stanno provando per la prima volta, quindi è difficilissimo cercare di eh, non solo comprenderle, ma anche eh, cioè, eh, metterle in ordine in qualche modo. Quindi è ovvio che all'inizio... Di primo impatto eh, succedano delle cose spiacevoli: tipo appunto il prendersi in giro a scuola, cioè devono ancora imparare tutto, quindi eh, è tutto per la prima volta. È tutto per la prima volta e noi intanto siamo mh, al primo passaggio musicale. Anche a te ho chiesto di uh, selezionare per noi due brani uh, musicali. Um, andiamo ad ascoltare il primo, che ci permetterà anche di ampliare il nostro ragionamento intorno ai giorni lunghissimi della nostra infanzia. They Cure: questa è To Wish Impossible Things. Wish Impossible Things dei Cure, pubblicato nell'album Wish, uscito per Fiction Records il 21 aprile del 1992. Um, Laura, siamo dentro la pancia del, degli anni 90 anche con, con questo brano e questo disco dei, dei Cure e. Um, questo è un brano che ci permette, come dire, anche di agganciarci alle due pagine che tu hai scelto per noi. che Tra poco, insomma, ehm, se avrai voglia, insomma, ti chiedo anche di leggere per noi, ehm, perché ehm, insomma ci sono i ricordi, oppure o quantomeno quasi la nostalgia eh, o ehm, il rimpianto per qualcosa che, che, che poteva essere che non è stato. Innanzitutto ti chiedo perché la scelta di questo brano, di questo disco in particolare, poi insomma andiamo anche un po' più dentro lo specifico um, del, del, del tuo libro laura allora eh, ho scelto questo cioè è stata una scelta molto difficile eh, scegliere le canzoni questo lo devo ammettere eh, i cure sono il mio gruppo preferito da sempre quindi certo. sicuramente sarei andata a pescare qualcosa di lì ma anche perché eh, secondo me appunto come dici tu Ritorna in qualche modo i temi, l'atmosfera soprattutto. Parlo di atmosfera appunto perché in questo brano in particolare la parola chiave che hai detto anche tu è proprio nostalgia. Quindi questa sensazione è un po' quella di tutto il mio libro, cioè questa impossibilità. Di eh, fermare il tempo, sostanzialmente, di tornare indietro, di giocare a piacimento col tempo, è eh, la grande domanda che è nascosta tra, tra le pagine del libro. Diciamo. E... Ricorda come ci sentivamo, quei giorni non sarebbero mai finiti. Ricorda com'era quando le stelle avrebbero riempito il cielo, era la speranza di tutto ciò che avremmo potuto essere. Insomma, questo, diciamo, secondo me, questa è la colonna sonora davvero perfetta, almeno per questa fase, diciamo, della nostra, nostra conversazione. Perché, come dicevo poco fa, ehm, io ti chiederei ovviamente di leggere per noi le due pagine ehm, che eh, insomma vengono estratte da te dalla seconda parte del, del, del romanzo. No? E la, la seconda parte che è quella oh. eh, che si incentra sulla figura di Annalia dal titolo Cinque Coniglietti. E anche qui c'è una famiglia che ha perso insomma, sta perdendo i pezzi, diciamo. No? I suoi genitori, i genitori di Annalia si stanno trasformando in due robot, così come tu scrivi anche nel tuo romanzo. Ma eh, insomma, eh, succede qualcosa. Qui c'è un, un evento raccontato con grazia dal mio punto di vista. Per cui ti lascio la parola, ti lascio la lettura, Laura. Qualche anno fa c'è stata un'eclissi di luna, una roba che succede una volta ogni non so quanti anni. Avevo insistito tanto che papà, anche se era papà robot, aveva messo la sveglia alle quattro e mezza di notte. Non sono riuscita a chiudere occhio, e quando si è affacciato alla porta della mia camera, Anna lì ha l'eclissi. Sono schizzata fuori dal letto, a piedi nudi, sulle piastrelle gelate. Ma la luna non c'era. Ci siamo affacciati a tutte le finestre, a tutti i balconi di casa, ma niente. Andiamo fuori a cercarla, ha detto a un certo punto papà. Gli scappava da ridere. E io esplodevo di gioia, perché all'improvviso sembrava il papà di prima. E siamo usciti in strada, mamma, papà e io, nessuno in giro, solo noi tre, sotto la luce dei lampioni a cercare la luna ma c'erano i palazzi, c'erano gli alberi. Prendiamo la macchina, ha detto allora papà, e noi l'abbiamo seguito. E mentre guidava nella città fantasma, pensavo che erano anni, secoli che non facevamo qualcosa insieme, mamma, papà e io, e invece eravamo fuori a cercare la luna, e io ero felice, felice da morire. Potevamo anche non trovarla la luna, potevamo anche stare in macchina per sempre. Papà ha fatto la strada che fa tutte le mattine Eravamo nei campi, si intravedevano i pioppi della strada sterrata. E poi l'ho vista io, la luna, scolorita dal sole e da qualche nuvola. Ho iniziato a saltare e papà e mamma mi hanno fatto le feste. Era notte, non valevano le stesse regole del giorno, potevamo essere felici. Ma è stato al ritorno, quando i fari della macchina hanno illuminato la schiena di una persona che camminava sul ciglio della strada, che io e mamma ci siamo voltate insieme. E sono sicura che papà ha guardato nello specchietto, e un attimo dopo ho visto l'espressione di mamma, che non sembrava più lei, che rimaneva girata senza più guardare avanti. Nessuno ha detto niente. Papà ha continuato a guidare e il silenzio è diventato quello dentro cui si nascondono i mostri. E queste sono le due pagine. Per noi di Laura Fusconi, e mh, non valevano le stesse regole del giorno: era notte, potevamo essere felici, e quasi raggelante diciamo, questa, questa, diciamo, questa riflessione: no? perché insomma, ci sono dei momenti in cui si può, si può essere felici, insomma dimenticando tutto il resto. Però c'è quel silenzio che um, è un silenzio dove si nascondono i mostri perché ovviamente noi non diremo nulla perché i libri come sempre diciamo li dovete comprare, noi diamo spunti ma i libri li dovete comprare, li dovete leggere, li dovete regalare, li dovete rileggere, rilegare, ril, ril però insomma, questo ci aggancia anche al brano che abbiamo appena ascoltato e ci sono dei silenzi che sono veramente eh, come, e gli adulti li conoscono anche molto bene quei silenzi: dei silenzi che diventano dei muri, no? E, invalicabili. E quando eh, sono i bambini a confrontarsi poi invece con quei silenzi e con quei muri, perché insomma anche qui i, gli adulti non escono benissimo, eh, evidentemente diciamo capiamo ancora una volta quanto davvero l'infanzia non sia ehm, da, da, diciamo, da, da considerare solo ed esclusivamente come un'età dorata, no Laura? Sì, e appunto, ehm, cioè gli adulti, ehm, la cosa che mi preme sottolineare è che non, gli adulti non lo fanno con cattiveria, certo. Uh, spesso è semplicemente neanche solo indifferenza, ma appunto sì, non sono stati abbastanza attenti, non riescono a essere abbastanza attenta, attenti a vedere ad ascoltare quello che hanno da dire i bambini. E spesso, vabbè, appunto, un po' perché sono presi da tutte le fatiche, tutte le, eh, il tran-tran quotidiano, diciamo un po' così, però anche perché spesso come in questo caso, sono più concentrati su se stessi, sul proprio fallimento, eh, d'accorgersi che i bambini soffrono. In questo caso i genitori di Annalia sono talmente concentrati a cercare di capire quello che hanno sbagliato col fratello di Annalia, con Raffaele, che non si rendono conto di quello che stanno sbagliando con Annalia. Quindi... Eh, non lo fanno con cattiveria, però eh, da un altro lato è come se per un adulto il dolore del proprio bambino sia una cosa impossibile. Cioè è talmente grossa come cosa ammettere che il proprio bambino sta male che spesso ci si chiude si, un po' per autotutelarsi, autotute un po' per autodifesa, però è veramente tanto difficile rendersi conto di quando un bambino sta male, soprattutto se il bambino è il tuo. E intanto tra poco torneremo anche su questo elemento, siamo già quasi in coda alla, alla prima parte della nostra eh, conversazione e ehm, volevo insomma ancora fare una, una riflessione con te. Questo è anche un romanzo dove c'è un tripudio di simboli e di simbolismi degli anni 90, i poster di Brad Pitt, le riviste di Choe, eh, Choe, ehm, il Girl Power, le Spice Girl, no? i balletti fatti in camera e poi anche... Ehm, le magliette dei gruppi musicali, addirittura una maglietta degli obituari. Che, insomma mi ha fatto tornare indietro in maniera veramente prepotente, cioè, ehm, le gocciole per esempio, che è una delle, delle tre cose che ehm, per esempio Susanna adora, no? oltre a disegnare e oltre alle tartine con le acciughe preparate da nonna Brunilde. Tra l'altro anche sulla nonna Brunilde tra poco vorrei anche eh, riflettere con te. Ovviamente questo ehm, attraversa, se vogliamo, anche per certi versi, se mi posso permettere, anche un pezzo della tua autobiografia, no? perché tutti questi simboli, fanno parte di quegli anni in cui tu hai vissuto se vogliamo anche la tua infanzia no? E, eh, sì poi tra l'altro eh, per me l'infanzia è stata un'età molto molto viva un'età a cui io sono legatissima certo. eh, un po' perché appunto eh, vengo da una famiglia numerosa ho due fratelli più grandi e due sorelle più piccole e adesso ho due nipoti quindi comunque anche da allora che allora era un casino c'era sempre un sacco di gente in casa amici di amici e passavamo le estati in campagna in questa casa in campagna in cui veramente si, si <ride> era un po una giungla però era, era bellissimo dei ricordi incredibili di giochi di litigi soprattutto certo. come, come giusto e normale di eh, di piccole vendette di mio fratello che non mi faceva giocare, allora io non facevo giocare mia sorella, cioè di tutti questi mondi che ci creavamo allora, che in qualche modo mi sono portata dietro e eh, ci sono stata talmente affezionata, ci ho creduto così tanto che eh, certe sensazioni mi sono rimaste, quindi non è stato così tanto difficile scrivere dell'infanzia perché appunto... Eh, anche scrivendo ritornavano in mente certe sensazioni, certi giochi, modi di dire che avevo dimenticato, quindi eh, mi ha fatto bene, mi ha fatto male perché comunque eh, credo che sia alla fine uno scrive delle cose che gli fa male e a me eh, è ovvio il cambiamento, il passare del tempo, sono, tutte, sono tutti argomenti caldi, diciamo. Eh, ho perso il filo però. <ride> no, no, ma, ma insomma, eh, questo è quello che deve succedere anche quando si racconta di infanzia, di famiglie numerose, di, di, di campagne assolate, di giochi, di litigi, insomma, io ho, eh sì. non ho quattro ecco fratelli, amico ne amico. ho due, però ho vissuto <ride> le, stesse, le stesse dinamiche, per cui ti capisco perfettamente. Intanto, sì. allora, questo... sì. arrestiamo per un attimo questo flusso sì. ehm, vitale. Di, di, di infanzie eh, anche complicate perché siamo in coda alla prima parte della nostra trasmissione. Spazio al di Popolare Network. Tra poco, seconda parte di almeno due pagine al giorno. Questa settimana siamo con la scrittrice Laura Fusconi e stiamo ragionando ampiamente, perdendoci e poi ritrovandoci tra l'altro. Laura, insomma, volevo rassicurarti perché insomma il sottotitolo della nostra trasmissione è i libri e le storie per perdersi e ritrovarsi. Quindi diciamo siamo perfettamente in linea con il mood diciamo, della trasmissione. Siamo qui, dicevo, a ragionare intorno ai giorni lunghissimi della nostra infanzia, che è stato pubblicato dall'editore Notte Tempo Allora eh, ci siamo lasciati intorno anche ai ricordi personali, Laura, insomma, del, della tua infanzia. Che, che in qualche modo poi incrociano anche um, i contenuti di questo romanzo. Ma voglio ripartire anche da un altro uh, elemento, perché se uh, Susanna, Annalia, Matteo, che sono i tre protagonisti, che poi si incrociano, perché questo è un gioco anche a incastri, no? ci sono diversi incroci nelle tre parti dei vari, dei vari personaggi di questo, di questo romanzo. E se le, le, le loro vite hanno, eh, ho letto da qualche parte una definizione che mi è piaciuta molto: hanno una crepa con la quale si confrontano eh, quotidianamente i tre protagonisti. Però, tu dici anche in alcuni tuoi interventi, in alcune tue interviste intorno a questo romanzo, che eh, ciò che salva anche questi bambini, alla fine sono i rapporti affettivi. Perché. Susanna uh, deve um, ringraziare, se vogliamo, un'altra fi un figura bellissima di questo romanzo, a tutto tondo, che è la nonna Brunhilde in realtà è, anche, è agganciato a suo fratello Raffaele e Matteo eh, a sua sorella Lucia, che è più piccola, di cui si deve prendere, ehm, si deve prendere cura, eh, cosa che i genitori no, non fanno. E quindi insomma i rapporti affettivi restano l'ancora diciamo, di salvataggio per, per questi bambini, ma in generale per, per l'infanzia, se vogliamo, no, Laura. Assolutamente, anche perché appunto, eh, come abbiamo detto anche prima, eh, questi bambini che vivono tutte queste esperienze per la prima volta eh, di fronte all'indifferenza all degli adulti che mh, devono in qualche modo attaccarsi a qualcosa, è come se si eh, rabattassero, però eh, devono trovare dei punti fermi e spesso eh, li trovano nei familiari, in altri familiari che sono appunto i fratelli o le sorelle, o nel caso di Susanna la nonna. E, sono comunque punti instabili, ma questo perché la vita stessa è instabile. Eh, vuoi per la malattia, vuoi che succeda qualcosa come poi succede in tutte le storie, certo. eh, però questa appunto è, è la vita in sé. Però si rendono conto sì che eh, da soli non si va da nessuna parte, c'è bisogno comunque di un'altra persona per superare davvero un trauma e eh, per andare avanti in qualche modo. Questo um, consentimi anche di, di, di fare ancora una riflessione, l'ho accennato poco fa, insomma ma adesso ci tengo a dirlo più esplicitamente. È anche un, un libro di sguardi, perché si parla di occhi molto spesso. No? E, um, ci sono gli occhi verdi e, eh, di Annalia, se non sbaglio, ci sono gli occhi blu di, di Matteo, insomma, nella riflessione di Susanne. Voglio aggiungere un elemento laterale insomma molto spesso mi colpiscono questi versanti dentro un romanzo no? questi elementi, gli elementi anche fisici di riflessione dei personaggi su, su, sul, anche su, sugli occhi di un personaggio, mi piace moltissimo quando Susanna dice che Matteo ha gli occhi così blu che mi fanno male i suoi occhi mi spaccano in due, io già immagino diciamo mm. avendo anche avuto esperienze di quel genere, so cosa vuol dire quando gli occhi di qualcuno che ti piace da morire, ti spaccano in due, per cui rende perfettamente l'idea di, di che cosa vuol dire, diciamo anche, e che questo è un... perché cosa vuol dire scrivere anche di corpi, di sguardi e... Mh, e anche di eh, tentativo di superamento di certe, eh, anche di certi eh, atteggiamenti eh, che oggi definiremo atteggiamenti da bullo, perché insomma Susanna patisce molto, come dire, eh, la discriminazione messa in atto dai suoi compagni, però c'è la sua ancora di salvezza, quella che, le, che Susanna considera eh, nei suoi desideri la sua vera compagna, no? che, eh, compagna di giochi anche, che è la sua nonna, che dice... Noi due insieme facciamo, componiamo L'Orsa Bruna, no? Chi ci ammazza a noi? Perché hai presente cosa vuol dire, ehm, quanto è bella un'Orsa, pelo lucido e forza di dieci uomini. Cioè, avere una nonna così ti salva la vita quando sei piccolino, eh? no, Laura? Assolutamente. E poi, eh, da un lato, sì, i nonni, sono sempre i nonni, però. Eh, ho notato questo ehm, quest avvicinamento dei bambini con i nonni anche per, per, in termini di spazio e di tempo, cioè ehm, come lo spazio di un bambino è uno spazio ristretto, un bambino non può prendere, uscire, non può attraversare il cortile, andare in strada. Uh, lo stesso, uno spazio di un anziano è come se si ristringesse, un anziano non ha più voglia di andare in giro per il mondo, di, uh, di muoversi così tanto, diciamo. E allo stesso modo il tempo, uh, come dice il titolo, i bambini, il tempo per i bambini sono tempi dilatati, sono giorni lunghissimi, giorni uh, in cui... Come potevano essere i giorni delle vacanze estive, quando si andava a scuola, sono giorni che non finiscono mai, e allo stesso tempo, gli anziani hanno più tempo rispetto a, agli adulti, rispetto ai genitori, rispetto che devono correre a destra manca ma per andare a lavoro, a scuola, a prendere i bambini a scuola, e tutte queste cose qua. Quindi, un, um, uh, un nonno ha comunque più tempo per guardare e ascoltare i propri nipoti e quindi eh, quando succedono questi, queste cose questi legami è una cosa bellissima io mi ricordo il legame che avevo io vedo il rapporto che hanno i miei nipoti con mia mamma e è una cosa molto molto bella e a proposito di nonni e di rapporto dei nipoti con i nonni, voglio segnalare anche un articolo molto lungo, ma insomma, bisogna anche prendersi il tempo per approfondire lateralmente certi contenuti, certi romanzi. Eh, un articolo di Francesco Spiedo, uscito su Nazione Indiana il 14 dicembre 2022, dal titolo Nonne sporche di sangue e se ci stessimo chiedendo che razza di nipoti siamo diventati. Ed è un articolo, dicevo, molto lungo che mh, analizza. Il rapporto anche letterario del, de, dei nonni con i nonni, ehm, parlando anche tra gli altri romanzi presi in, co in considerazione, eh, parlando anche dei giorni lunghissimi della nostra infanzia, e basta cercarlo in rete, non devo insegnarvi nulla. Intanto, prima del prossimo eh, passaggio eh, musicale, insomma, eh, un altro elemento. Ci sono le ciliegie che la nonna adora, insomma, a un certo punto ehm, eh, non le mangia più perché succede qualcosa. Ci sono anche le interruzioni dentro questo romanzo, le inter interruzioni anche nelle, ehm, nella, nella quotidianità, nella, nel rapporto con, anche con le cose più semplici della vita, come mangiare le ciliegie. Io butto lì oggi diciamo, elementi semino perché insomma, questo è, è un libro eh, ricchissimo diciamo, di Spunti. No? Si parla anche di paura sulla faccia degli adulti. No? La paura, come scrivi tu, sulla faccia degli adulti è diversa da quella dei bambini. È come se fosse definitiva e non si potesse fare più niente. Insomma, questa è anche una fotografia plastica di quello che eh, molto spesso l'adulto non riesce più a fare rispetto uh, ai bambini. No? E molto spesso si blocca, si, si congela dentro uh, l'incapacità di vivere la vita. In maniera più vera forse questo è troppo troppo scontato no laura e mi rilascia una cosa che hai detto prima la cosa delle ciliegie che certo. è una delle cose più belle eh, del parlare di questo libro con tante persone che l'hanno letto e non soltanto persone della mia età ma persone più grandi anche persone più piccole e cioè, è stato bello che um, tutti ci hanno trovato qualcosa, cioè non per tutti erano le ciliegie, non per esatto. tutti erano le tartine con le acciughe a merenda, però tutti noi abbiamo uh, una cosa che ci faceva la nonna quando andavamo a casa sua per merenda, e quella cosa lì è uh, nel momento in cui leggi tartine con le acciughe ti ricordi di quella cosa che faceva te, quindi è stato molto bello sentirmi. Uh, cioè, queste persone che mi raccontavano le loro, eh, i loro dettagli, perché alla fine di dettagli si tratta. E um... questi sono dettagli, sono i dettagli che fanno poi il, il, quadro, il quadro generale, e tutti abbiamo vissuto eh, insomma eh, alcuni momenti che, che, che ci porteremo dietro. Insomma, perché in realtà poi, così come si legge in esergo nella, eh, diciamo, nel tuo romanzo, in apertura, eh, tu citi uh, una poetessa uh, statunitense Louise Gluck, guardiamo il mondo una sola volta da piccoli, il resto è memoria, perché come sostieni tu, uh, tutto si decide negli anni del, dell'infanzia è la, è la, e l'età decisiva per, uh, per la formazione del, um, dell'essere umano, se vogliamo, no Laura? Assolutamente, il mondo che ci resta impresso di più in qualche modo, poi sì, crescendo eh, cambiamo in qualche modo, riusciamo, però appunto si riesce soltanto a cambiarlo fin lì, riusciremo ad aggiustare qualcosa, a cambiare sempre qualche dettaglio, però la, la sostanza vera, eh, in qualche modo, conscio inconscio che sia, resta dentro di noi eh, per sempre. E allora, siamo al secondo passaggio musicale. Anche questo brano ci permetterà di aprire un'altra eh, un un finestra dentro questo, questo romanzo. Dei Baustelle. Questo è Diorama. Diorama dei Baustelle, dall'album Fantasma, uscito per Warner Atlantic il 29 gennaio del eh, 2013. Al Museo di Storia Naturale vai a fare il giro delle sale, sai quel che conviene visitare? Guai a non lasciarsi... Ipnotizzare. Nel diorama il tempo non ci può far male, non c'è prima e non c'è poi. Solo il culmine di vite singolari, l'illusione che non marciranno mai. Laura, insomma, ovviamente anche qui ti chiedo perché scegli questo brano, ma insomma, anche per aprire un'altra un finestra intorno a un altro elemento um, dal mio punto di vista, molto importante del romanzo eh, che è quello legato ai diorami, al Museo di Storia Naturale di Milano. Laura. Uh, allora, ho scelto questo brano perché non potevo non scegliere questo brano, nel senso certo. che tutta la, prima parte, tutta la prima parte del libro e tutto il racconto di Susanna si sì, uh, è ambientato al Museo di storia naturale di Milano e uh, soprattutto anche perché questo non è un libro autobiografico nei fatti, però nei luoghi sì. E il Museo di storia naturale per me. È, stata, è stato uno dei miei ricordi felici andare a Milano quando ero piccola con mia mamma a vedere questi animali dietro le teche era, un, era la gita per eccellenza era una cosa incredibile che non vedevo sempre l'ora di fare e, e questa canzone mi aveva non è una delle mie preferite però mi aveva eh, sconvolto anche perché parlava del mio diorama preferito che è quella della tigre sederiana. con la, il cervo eh, con cervo esatto e le ore che non mi sono fermata lì davanti a parlare a pensare a come andava avanti e tutto e, e poi anche perché secondo me questo brano racchiude il uno dei sensi profondi del libro cioè eh, questa cosa che il diorama è eh, una cosa immobilizzata eh. nel diorama il tempo appunto non ci può fare male non eh, Resta tutto com'è, non c'è un prima e non c'è un poi, che di fatto è un'illusione perché la vita non è così, però è eh, come ho provato a fare io con i momenti, i dettagli, li ho, ho cercato di fermarli in un libro. Ecco, e, e tra l'altro nel diorama visto che insomma ehm, abbiamo detto anche poco fa ehm, una delle cose che Susanna ama più fare è disegnare, il diorama per, per Susanna è un po' la salvezza perché lei diciamo nei suoi disegni ma anche in un diorama che non sveleremo diciamo no? eh, di cui si parla dentro il romanzo no? eh, Susanna è felice no? e diciamo, lei eh, insomma, vorrebbe cristallizzare determinati momenti perché quali sono i momenti perfetti e soprattutto perché nei disegni come dice Susanna io posso permettermi insomma, di fare quello che mi pare no? e di far andare la vita e la storia come piace a me insomma certo perché sì, appunto, quello anche, eh, che stanno cercando di fare tutti, tutti i bambini, Susanna, Matteo e Annalia, tutti e tre, è eh, cercare di eh, accettare che le cose cambiano. Di, eh, che, come dicevo prima sono le domande che questo libro si porta dietro come si fa a lasciare andare la propria infanzia come si fa ad accettare questo cambiamento che sono domande a cui io non ho la risposta però eh, è giusto porsele è giusto porsele assolutamente, ma anche attraverso come dire, i ragionamenti che, che i tuoi protagonisti insomma, fanno a voce alta, diciamo, letterariamente parlando. Abbiamo parlato poco di, di, di Matteo Ferri, però in realtà Matteo Ferri vive anche nel terzo, nella terza lunghissima giornata della sua infanzia dentro la festa delle castagne no? a Tuna, se non sbaglio. Um, uh, racconta uh, attraverso anche la cadenza dei vari giochi che si fanno um, durante questa festa. Racconta. Quella che la, la sua vita, diciamo, rispetto anche ad una famiglia, come dicevamo poco fa, che si sta sgretolando, fino ad una scena apocalittica che mi ha ricordato anche un certo cinema. No? Eh, in questa vasca delle trote, eh, dove succedono delle cose incredibili e dove ci si può e ci si deve sporcare, come scrivi tu, assomigliare agli animali, diventare orsi che cacciano con le zampe, tigri pronte a usare gli artigli. Dicevo di scena apocalittica anche cinematografica mi ricordo le rane di Paul Thomas Anderson insomma eh, uno, una scena su tutte mentre leggevo eh, questa parte qui perché eh, questo romanzo è scritto anche ehm, con, il, con il passo se vogliamo del, del racconto cinematografico per immagini no o, o sbaglio eh, no sì assolutamente ehm... Ho scritto anche tante sceneggiature eh, anni fa e certo. mi piaceva proprio creare i dialoghi, soprattutto eh, questi dialoghi tra bambini che sono eh, devono, cioè ho cercato sempre di seguire eh, la verità e la verità si scopre leggendo le cose ad alta voce, tu leggendo ad alta voce una cosa che hai scritto ti rendi subito conto se funziona o no. E quindi un po' sì, assolutamente eh, scrittura scenografica sì, molto ehm, anche per immagini, diciamo perché eh, un po' il cinema sì, però anche la parte del disegno secondo me so. eh, gioca eh, un ruolo importante nella mia scrittura. A me è sempre piaciuto disegna a disegnare come Susanna, diciamo. E quindi soprattutto ad acquerelli, acquerelli, dosi sempre la quantità di acqua e di colore, uh, se aggiungi un po' di acqua in più uh, il colore cambia completamente, allo stesso modo cercare di calibrare le, le, le parole quando scrivi, uh, soprattutto nei dialoghi, soprattutto quando devi descrivere un'immagine, una certa immagine, una scena, qualcosa, è... Uh, un lavoro che si può in qualche modo assimilare al, al disegno, per me, perlomeno per me è stato così. E come dicevi poco fa, assolutamente, I giorni lunghissimi della nostra infanzia è un romanzo da leggere ad alta voce. Insomma, questo noi oggi pomeriggio Ne abbiamo lette un paio di pagine, ma in realtà questo è un romanzo che andrebbe letto ad alta voce perché, insomma, eh, è evocativo. Perché eh, ha una sua, un suo ritmo interno, una danza che, che, che ci portano, diciamo, in luoghi, anche in tempi che noi tutti, come benissimo ha detto Laura poco fa, ehm, eh, abbiamo vissuto, chi più chi meno, insomma, nel, nella nostra vita. E allora il nostro invito ancora una volta è a, a leggere i giorni lunghissimi della nostra infanzia di Laura Fusini. Uscito per eh, notte tempo, e ovviamente il nostro invito, ancora altrettanto eh, sfacciato, è quello a leggere anche il primo romanzo, il romanzo d'esordio, Volo di paglia, uscito per Fazzi nel 2018. Laura, noi siamo eh, in coda a questa conversazione. Io mi auguro che sia stato anche un buon tempo anche per te. Grazie per, per essere stato ad almeno due pagine al giorno. Grazie mille, grazie, grazie. Grazie davvero, allora buon lavoro, buon proseguimento e buona serata. Noi intanto siamo giunti al termine della puntata numero 13 della prima stagione di Almeno Due Pagine al Giorno. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani ehm, a mezzogiorno e il podcast audio e video sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito di rbe.it. Voglio ringraziare. Matteo Crespo per l'assistenza in regia, Michele Comba per la regia video e noi ci ritroviamo qui sabato prossimo, 21 gennaio, sempre alle 17 per la puntata numero 14 di almeno due pagine al giorno. E ricordate, c'è sempre una buona storia da raccontare perché c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltarla. Ciao a tutti.